grazie di essere qui. Sognate cose grandi, magari partendo dai piccoli. Questo sognate cose grandi è un invito di Papa Francesco, è un invito fatto proprio anche dal Vescovo di Bologna, che sarà intervistato per noi questa mattina dal vaticanista della stampa Andrea Tornielli. Io dico due parole, poi dopo li lascio dialogare fra di loro. Prima di essere arcivescovo di Bologna, sapete che Monsignor Matteo Maria Zuppi è stato vescovo ausiliare di Roma e vescovo titolare di Villanova. Dal 2000 al 2012 ha ricoperto il ruolo di assistente ecclesiastico generale della comunità di Sant'Egidio. Negli anni 90 il suo intervento di mediazione in Mozambico ha portato agli accordi di pace di Roma che sancirono la fine delle ostilità di quel paese. La settimana scorsa Bologna ha ospitato Sua Santità Bartolomeo I e il 1 ottobre avrà la visita di Sua Santità Papa Francesco. Pare dunque che Bologna stia diventando il centro del mondo cristiano, come almeno per questi 3 giorni è un po' il centro del francescanesimo, no? D'Italia e del mondo. Che sia merito questa centralità anche del suo vescovo, che sta salutarmente ringiovanendo e rivoluzionando questa chiesa, punto interrogativo. Andrea Tornielli. Andrea Tornielli per 15 anni è stato il vaticanista del quotidiano Il Giornale. Dall'aprile 2011 è editorialista della Stampa, collabora con varie testate internazionali, tiene il blog Sacri Palazzi sull'informazione vaticana, coordina il sito internet Vatican Insider, un progetto multimediale del quotidiano La Stampa dedicato all'informazione sul Vaticano, sull'attività del Papa e della Santa Sede, la presenza internazionale della Chiesa Cattolica e i temi religiosi. Ha pubblicato una 50ina tra libri e saggi dedicati alla storia della Chiesa, diversi dei quali tradotti all'estero. L'ultimo è un'intervista conversazione con Papa Francesco dal titolo Il nome di Dio è misericordia. Prima di lasciare la parola a Tornielli per l'intervista, vi ricordo che sulle vostre sedie avete trovato un foglio che potete compilare e poi consegnare alla segreteria, all'info point. Parteciperete così all'estrazione di premi. E vi ricordo anche che all'info point potete trovare il cappellino, questo cappellino che vi protegge dal sole, come anche 2 libretti che riprendono i temi dello scorso anno, del festival dello scorso anno. Bene, ringraziamo di cuore Monsignor Zuppi e Andrea Tornielli per il lavoro che adesso faranno per noi. Buon lavoro, grazie. Grazie. Bene, buongiorno, grazie per l'invito e anche per essere qui così numerosi. Devo dire che non credevo che a quest'ora del sabato mattina ci potesse essere così tanta gente. Inizio subito a fare una domanda all'Arcivescovo, perché mi ha colpito il titolo di questo festival francescano, Futuro Semplice. E spiegandolo l'Arcivescovo, ho letto una nota pubblicata dal SIR, diceva qualcosa proprio su questo. Mi ha colpito perché se guardiamo alla nostra situazione,
anche con gli occhi dal punto di vista di un giovane, certamente davvero poco ci pare semplice. La difficoltà a trovare lavoro, la crisi economica, il distacco che appare sempre maggiore rispetto alla politica, all'interesse per ciò che si muove nella società, e anche se guardiamo un po' al di fuori di noi, alla situazione mondiale, anche lì c'è poco di semplice. Basta pensare a come la terza guerra mondiale a pezzi, per usare un'espressione di Papa Francesco, si stia sempre più saldando in pezzi più grandi. E dunque sembrerebbe, verrebbe da dire, Monsignor Zuppi, che niente appare semplice. Allora, come può essere semplice il futuro? Grazie. Innanzitutto grazie al festival, che è veramente appunto un festival. Ieri, scherzando, dicevo che per me, e anche credo per tanti della mia generazione, il festival coincide tendenzialmente con Sanremo. E non c'è dubbio, è molto meglio questo, lo dico con tanto rispetto per Sanremo, ma insomma non c'è storia. E poi appunto un festival anche nel senso di qualcosa di gioioso, di scoperta, di tante cose insieme, no? Questo vuol dire festival, ma anche come una manifestazione di qualcosa che si incontra, che fa piacere vedere, e cose diverse insieme, no? Altrimenti sarebbe appunto un campionario, una fiera, invece no, un festival, qualcosa che manifesta gioiosamente tante realtà. Dunque anche a me ha colpito il titolo, perché futuro e semplicità non sembrerebbero andare d'accordo, perché il presente è complicato, e quindi, come quando ci sono appunto le nuvole, non ci permette di vedere oltre, come quando c'è la nebbia, e la nebbia è questa complicazione che ci avvolge, che ci imprigiona nel presente, che ci costringe a vedere, come dire, l'immediato, no? Come appunto la nebbia, quando c'è la nebbia uno riesce a stento a vedere quello che c'ha intorno, non riesce a vedere oltre, e già si accontenta di trovare la strada di casa, insomma, di gestire l'immediato. Indubbiamente c'è tanta nebbia, un po' c'è fuori, un po' c'è dentro di noi, un po' ce l'andiamo a cercare, un po' c'è oggettivamente la complessità. Non so, pensiamo alle sfide epocali, per cui di fronte a questo che facciamo? Costruiamo muri, perché così ci sentiamo nel piccolo protetti, no? Perché il grande ci spaventa. Oppure pensiamo, Andrea Tornielli evocava per esempio la guerra, oggi c'è quel matto di Kim, non mi ricordo più come si chiama, il nordcoreano, quell'altro, effettivamente così di non lo volevo dire, però, insomma, diciamo così, c'è una gara, però ovviamente, oppure l'Iran che testa come appunto sembra stamattina, che testa qualcosa del nucleare, insomma, ma per dire delle sfide che poi purtroppo ci sembrano sempre anche un po' troppo un po' indistinte, cioè rinunciamo anche a guardare la complessità, cioè ci spaventiamo, ci ritraiamo, cerchiamo appunto come nella nebbia di guardare il picco. Allora, come è possibile il futuro semplice allora? Io credo che il futuro semplice è possibile seguendo, sarà perché insomma sono in un festival francescano, l'esempio di Francesco. Cioè la semplicità di Francesco non è tutt'altro che evasione, è tutt'altro che rifugiarsi nel piccolo, anzi rende il piccolo Assisi, che insomma era Assisi, adesso Assisi è noto in tutto il mondo, ma senza Francesco credo che Assisi sarebbe stato come Gualdo Tadino, adesso con tutto rispetto per Gualdo Tadino, che è un bellissimo centro, come Gubbio, diciamo, che è ancora che bello quanto, ma insomma certamente non Assisi. Cioè, in realtà chi pensa a cose grandi, chi guarda il futuro, chi si confronta con il futuro, chi non si accontenta del presente, come facciamo a accontentarci del presente? Non possiamo accontentarci del presente,
e contro noi stessi, e farci imprigionare dalla paura, e farci imprigionare, oppure diventare quello che si dice, no? Si dice che la nostra è la generazione più narcisista che c'è stata, no? Il narcisismo c'è sempre stato, indubbiamente così diffuso e così con tante possibilità, sai, quando c'avevi 14 figli il narcisismo ce n'era un po' poco, e anche quando c'avevi 13 fratelli. Oggi è morta la mamma di un prete che mi ha detto: io sono il dodicesimo. Cioè di narcisismo ce n'era poco, gli spazi erano più ridotti. Quando sei solo, quando ti pensi da solo, indubbiamente aumenta, ecco. E quindi anche sempre il pensare in piccolo, ecco. Allora, San Francesco, la semplicità di Francesco è guardare il mondo, confrontarsi col mondo. Guardate che San Francesco scriveva ai grandi della terra, andava a Damietta in una complicazione terribile, in un mondo per certi versi ancora più imprevedibile, di conflitti, Perugia, Assisi, guerre, di imprevedibilità, eccetera, eccetera. Guardava tutto con semplicità. Allora, io credo che questo è il nostro sforzo, cioè il futuro è semplice non perché evitiamo la complessità, ma perché la guardiamo con gli occhi della speranza, con gli occhi della fede. E soltanto spogliandoci, ed è spogliandoci da tanto benessere, spogliandoci dalla fissazione con noi stessi, spogliandoci da tante abitudini, impariamo a cercare a guardare il futuro. Quindi soltanto la semplicità di Francesco ci aiuta a guardare il futuro non evadendolo, ma affrontandolo con la forza. Diciamo, Francesco era un uomo straordinariamente forte, debolissimo e straordinariamente forte. Io credo che questo ci è chiesto anche a tutti quanti noi. E la parola semplicità, riflettendo sempre sul tema del festival, me ne ha richiamata un'altra, che è essenzialità, cioè ciò che è essenziale. E cioè in fondo anche la capacità di guardare a ciò che è davvero importante nella nostra vita, nei rapporti che coltiviamo, nella realtà che ci circonda. E per cui la mia domanda è: come si fa a non essere vecchi già a 18 o 20 anni, cioè a non essere già annoiati dalla realtà, narcisisti o comunque cinici rispetto agli obiettivi che ci siamo posti, che è un po' anche questa, se vogliamo, talvolta una caratteristica, un rischio nel quale tutti noi possiamo cadere. Dunque, come si fa? Anzitutto è chiaro che se il futuro, forse c'è anche una piccola considerazione anche qui, forse la faccio un po' personale, diciamo, della mia generazione. Direi sostanzialmente io sono del 55, la mia generazione, tutti i miei fratelli sono nati ogni due anni, dal 47, 49, 51, 53, 55, 57, come tanti, diciamo così, di quella generazione che i miei genitori si sposarono nel 46, cioè nell'anno immediatamente dopo la guerra. Mi ha colpito, per esempio, pensando a Bologna, che quasi credo il 40% di Bologna fu distrutto dalla guerra. Penso la stessa cosa, cioè credo tanti genitori come i miei, no? Che al contrario di come potremmo pensare noi, cioè con una tragedia negli occhi, con una distruzione, che hanno fatto, si sono messi, diciamo così, a guardare con speranza il futuro, a dare vita, diciamo, la guerra la spegneva e loro si sono messi, come dire, con tutto il sacrificio che ricordiamo di quegli anni, di cui siamo figli, di cui tanto del nostro benessere è figlio, tanto che per certi versi campiamo, e molti campano in senso stretto, con le pensioni dei genitori, cioè con quelle pensioni lì di quella generazione che diciamo così, che non andava a pranzo fuori, a cena fuori, diciamo, dici, ma poveretti, eccetera. Anche perché la moglie cucinava meglio del ristorante, diciamo. C'è anche da dire, anche perché avendo un campionario di figli per forza cucinava meglio per evitare scioperi a casa, quindi almeno in genere, almeno la mia faceva così, ci teneva buoni. Poi eravamo cinque maschi, per cui ci dava un ciotolone, ci metteva lì, eravamo tranquilli.
la speranza, senza speranza non c'è il futuro, cioè senza la passione, no? Noi siamo anche una generazione che ha vissuto una grande illusione, perché penso, non so, scusate se parlo un po' di me, ma insomma, io sono entrato a scuola nell'ottobre del 68, una scuola superiore, e credo che tutti quanti quelli che in un modo o nell'altro, chi più direttamente, chi meno, chi stando alla finestra, chi stando per strada, chi facendo confusione, chi stando in mezzo senza capire niente, però c'era un'ansia quasi millenarista, cioè il millenarismo vuol dire che oggi si realizza qualcosa, no? Per cui in quegli anni uno pensava: occupiamo scuola e cambia tutto, è sicuro, ci sarà qualcosa, poi finalmente, ecco, cioè con un senso di immediatezza del futuro, di arrivare, no? E che con una grande intuizione, che credo che non dobbiamo perdere, che dipendeva da me, cioè il futuro dipendeva dal mio presente, se io facevo qualcosa o non la facevo, per cui la dovevo fare, perché se non la facevo quella cosa non avveniva, e quindi non so, appunto, il cambiamento della scuola, il cambiamento del mondo, il Vietnam, per cui, che ne so, la mia prima manifestazione fu per quello, non è che sapessi molto bene, l'ho capito qualche anno dopo, che cos'era la complessità della guerra del Vietnam, però bisognava fare qualcosa per la pace, diciamo, per cui bisognava stare per strada e quello avrebbe determinato qualcosa, poi non ha cambiato molto. E che cosa è successo? Che quella speranza, che quella illusione, lo dico anche nel senso, come dire, anche sentimentale, ha lasciato spazio a un solido cinismo, a tante dipendenze, che tante dipendenze, fratelli, l'eroina, le droghe, insomma, come dire, a un certo punto uno si è buttato su quello, quello che doveva scandalizzare quella generazione, cioè che uno si rimbambiva con la droga, eccetera, eccetera, cioè c'era tutto il senso della storia, no? Di entrare dentro la storia, di provare a cambiare e via dicendo, e poi ti trovavi rimbambito perché appunto ti eri fatto di tutto e di più. Cioè qualcosa che di per sé doveva essere e ci deve scandalizzare, cioè ci deve provocare una risposta forte, no? Diciamo così, di essere di scappare dalla storia proprio per la delusione, perché poi a un certo punto uno ha cominciato a stare da solo, perché poi quello che era insieme poi uno si è ritrovato ai margini, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che noi dobbiamo aiutare un pochino anche noi, abbiamo rubato anche un po' di speranza, ecco, cioè come dire, dobbiamo lasciare a chi oggi guarda al futuro, si prepara al futuro, si pensa al futuro, anche un po' il gusto della speranza e anche la convinzione che nella complessità, ma la vita cambia, che il mondo si può cambiare, che può essere migliore, ecco, altrimenti rubiamo un po' della speranza, ecco, in questo senso il discorso dell'essenzialità, d'accordissimo, e credo che anche questo dipenda da noi. Faccio soltanto un esempio, nella Laudato Si, che è un grande allarme sul futuro, cioè dice praticamente, guardate, se noi non facciamo delle cose oggi, non c'è futuro. Perché se ci mangiamo tutte le risorse, le rubiamo agli altri, a un certo punto questo provoca qualcosa. Ci sono degli indicatori, delle spie, delle evidenze, eccetera, eccetera, le vediamo tutti quanti, che facciamo? Continuiamo come prima. Perché, appunto, perché siamo presi dal presente, perché siamo presi da noi stessi, perché a un certo punto mi interessa quello che io ci abbia tutto, per cui no, ecco. Che ne so, per esempio nel Vangeli Gaudium, nel Laudato Si c'è tutto l'indicazioni della sobrietà, degli stili di vita, no? Come dei modi per preparare il futuro, per permettere il futuro,
Per cui se noi non siamo sobri, nel discorso dell'essenzialità ci leggo questo, rubiamo il futuro a chi verrà dopo. Allora, se c'è questa consapevolezza, credo, vivremo meglio anche oggi, perché se prepariamo il futuro, se cerchiamo il futuro, in realtà viviamo meglio anche oggi. Non c'è niente da fare. Se la bulimia, il credere di avere solo il presente come tempo, non ci fa vivere bene, produce tante patologie. Mentre credo che se costruiamo il futuro che noi non vedremo, un'ultima cosa, a me colpì tanto una considerazione di Sofri, che parlava di un, era andato nel di Adriano, non Gianni, a Bologna è più famoso Gianni, che è stato, che è qui a mio parere uno degli uomini più penetranti della nostra città. Adriano una volta scrisse una cosa su un missionario in Brasile che ci aveva, mi sembra di ricordare nell'articolo, 85-86 anni, che piantava degli alberi e dice: ma guarda quanto sono belli. E allora Sofri giustamente si interrogava e diceva: ma quello vede degli alberi piccoli che non, no? In realtà quel missionario continuava a vedere gli alberi che cresceranno dopo di lui, e questo è guardare al futuro. Ed era tutto contento, però perché li piantava lui, e questa è la gioia del presente. Credo che quella è l'essenzialità di cui parli tu, che è poi pensarsi, ma non con l'inizio e la fine nel proprio io, ma pensarsi anche con quell'io che va oltre, che è sostanzialmente poi l'amore e quindi il futuro. Un applauso chiaramente per Andrea Torniello. Forse che ho finito di parlare può essere anche no, è una cosa che mi colpì, una cosa che mi colpiva di quanto dicevi diceva sul sulla partecipazione, cioè l'essere dentro personalmente. Noi abbiamo visto, è stato citato all'inizio, lo stile di Francesco, che appunto va a parlare con il sultano, non ha paura di coinvolgersi, e viene sempre in mente a questo proposito, per quanto riguarda proprio una chiamata ai giovani a coinvolgersi, a non lasciare che la vita ti passi sotto il naso, quel termine che è un'invenzione linguistica di Papa Francesco, che è spagnolo, per criticare un certo atteggiamento di chi sta al balcone, che è balconear, e infatti lui invita i giovani a non balconear, cioè a non stare al balcone, a non fare come chi sta al balcone, vede passare sotto un corteo, una processione o qualunque altra cosa, lui guarda, magari si interessa pure, ma dal balcone, non scende per strada, non entra nel flusso della vita. Ecco, lui invita i giovani a fare questo. E c'è in questo invito del Papa, che potrebbe sembrare semplicemente un'esortazione, c'è qualcosa di più profondo, credo, anche che ha a che fare con ciò che è essenziale della fede cristiana. Mi ha colpito tantissimo, e sono contento di poterlo dire qui a Bologna, ascoltare una conferenza che il predecessore di Monsignor Zuppi, il cardinale Carlo Caffarra, aveva fatto circa un anno fa ad Ancona sul tema della misericordia. E a un certo punto, parlando, diciamo così, dell'atteggiamento di chi fa soltanto dei richiami dall'esterno ai valori morali, fa soltanto dei discorsi, dei richiami, faceva questo esempio che ho trovato bellissimo. E cioè ha detto: voi immaginate due amici che camminano sull'argine di un fiume, a un certo punto uno dei due cade in acqua e non sa nuotare, e dice: l'atteggiamento di chi fa i richiami morali, i discorsi, è come l'atteggiamento dell'amico che, pur sapendo nuotare, pretende dalla riva di insegnare all'altro come si nuota. Dice: guarda, tu devi mettere la testa sotto, stenderti, essere rilassato, e pretende di salvarlo parlandogli dalla riva. E invece, diceva Caffarra, l'atteggiamento di Gesù è diverso, e cioè si tuffa e ti abbraccia. Tu devi soltanto
permettere che lui ti abbracci. C'è un sì che devi dire, ma non è un sì che preveda chissà quale scatto in avanti, chissà quale fatica, è un sì che prevede soltanto di abbandonarsi. Però è come se nella dinamica, che è la dinamica di, che noi leggiamo in tutto il Vangelo, poi presente per esempio il bellissimo episodio di Zaccheo, dove Gesù precede Zaccheo: vengo a mangiare a casa tua, prima ancora che lui si penta, che decida di cambiare vita, è un abbraccio che viene prima. Ma sempre nel Vangelo noi vediamo che Gesù si coinvolge, è coinvolto personalmente, si lascia ferire dalla realtà, si lascia coinvolgere. E allora, in questo accenno che prima l'arcivescovo faceva sulla partecipazione, sull'esserci, credo che ci sia anche un qualcosa di, non so come dire, di più profondo, che ha a che fare proprio con l'esperienza cristiana, e che ci dice che la fede si testimonia così e il futuro si costruisce solo così. Sono assolutamente d'accordo con Andrea, e anche la tua citazione del cardinale mi sembra tanto importante, anche per certi versi ci aiuta a capire anche sia il Vangelo e anche, a mio parere, a ricordare il cardinale che ha servito questa Chiesa per tanti anni, perché quello che dice è molto vero. Ed è molto più facile, chiaramente, stare sulla spiaggia e insegnare a dire, quindi siamo a posto, io glielo ho detto come doveva fare, quindi per certi versi, come dire, il problema non è più mio, anzi, ho fatto quello che dovevo, ho dato le regole del gioco, diciamo così. Poi se lui non ce l'ha fatta, o se lui non ha giocato, il problema appunto è suo. E a mio parere completa anche così quello che il nostro ricordo del cardinale, perché è stato così, perché anche con la sua vita ha sempre cercato anche di aiutare, diciamo, di dare le regole e allo stesso tempo di aiutare a viverle. Papa Francesco ha una espressione che trovo interessante, molto, poi come le molte espressioni, come nel vocabolario di Papa Francesco, così molto efficace, dice: sono quelli che sono più attratti dalla guida di marcia che dalla marcia, cioè quelli che il problema loro è capire prima tutto, e poi come Godot, poi a un certo punto però il futuro è passato 50 volte o dovevi raggiungerlo, però per prepararlo sei sempre allo stesso punto, no? Guardate che questa è una tentazione che noi, i cristiani in particolare, hanno. A volte per paura, a volte per pigrizia, a volte perché poi effettivamente guardare dalla finestra, cioè non stare per strada, diciamo che è una delle così delle insistenze, diciamo, ma non direi di Papa Francesco, fratelli, è l'insistenza del Vangelo. Gesù sta per strada, diciamo così, poi entra pure nelle case, curiosamente, nel senso che ci viene anche nella nostra vita concreta, ma il Signore lo incontriamo per strada, no? Lo incontriamo nell'altro, lo incontriamo nel prossimo, eccetera, eccetera. Quindi quelli invece più fissati della guida di marcia che nella marcia. Io purtroppo non so se qualcuno forse già l'ho raccontato, ma quando ho letto questo a me mi è venuto, io vedo pochissimi film, perché sono una mezza analfabeta, insomma, confesso, invece è importante, devo dire, che poi sono. Li vedo l'estate, quando sono un po' fuori con delle persone, allora ogni tanto erano i film, e vidi un film di Verdone tanti anni fa, in cui c'era quello che il personaggio, mi sembra di ricordare, si chiamasse Furio, che vedo che appunto anche altri hanno visto il film, quello che non so, si esce alle 8:15, alle 8:17, eccetera, alle 8:22 pausa per la pipì, alle 8:28 si prende l'autostrada, arriviamo, eccetera, eccetera. E alla fine la moglie scappa con un camionista, perché giustamente, credo, mi sembra, pure non ne può più di furia, eccetera. Noi qualche volta siamo un po' così, per cui, come dire, nella ricerca delle regole o della sicurezza, eccetera. Allora mi colpiva perché la generazione che ci ha preceduto di sicurezze ne avevano molte di meno. C'era una distruzione, erano figli di una. Hanno vissuto l'imprevedibilità di una guerra incredibile, no? Eppure, senza sicurezze, hanno costruito quello che andava oltre di sé. Io penso che, appunto, quello che anche noi dobbiamo cercare
e mi sembra appunto che soltanto aiutando, permettendo diciamo a chi sta affogando, penso anche in questo caso, penso anche materialmente, io credo che il discorso dei profughi, che sbagliamo a mettere in contraddizione col nostro futuro, tutt'altro a mio parere, ma la vicinanza ci aiuta a riscoprire, a vivere, a scegliere anche di più il futuro. Non c'è dubbio. Ultima cosa, quando l'anno scorso Papa Francesco parlò ai giovani a Cracovia, il discorso del divano, no? Che è molto simile a quello che diceva Andrea dello stare alla finestra, no? Cioè, quindi c'hai tutto, pensi anche, eccetera, oppure la bolla di sapone, no? In cui tu vedi ma poi pensi di stare da un'altra parte, insomma. E invece ha insistito molto di entrare nella storia e ha chiesto ai giovani di lasciare un'impronta nella storia. E mi ha molto colpito perché ho pensato, ma questo vale per tutti, vale certamente chiaramente per i giovani, e gli dava, mi sembra, giustamente anche la passione di dire guardate, si può lasciare un'impronta nella storia. Cioè la storia non è qualcosa che ci supera o che è talmente grande che in cui tu non c'entri niente, non puoi far nulla, ma lasciare un'impronta nella storia. Credo che questo vale anche per quelli che giovani diciamo non lo sono più e che hanno la responsabilità di guardare, ancora di più di guardare al futuro, e forse ne sentono ancora di più la necessità e anche la fretta, è perché l'idea che c'è sempre tempo è un'idea del benessere, cioè che tanto se lo faccio oggi o se lo faccio domani, poi sappiamo che non è così, e che cioè, c'è il futuro, ci mette non ansia, assolutamente, anzi ci libera dall'ansia, è curioso, meno futuro c'è più ansia ci stanno, ma il futuro e la speranza ci libera dall'ansia e anche ci fa entrare nel tempo, cioè che fratelli, è che insomma non c'è sempre tempo, ecco, lo dico sia in termini personali, voi fate un discorso pessimista, ma diciamo di buon senso, diciamo così, non è che me l'ho pensato questo perché nella cripta della cattedrale ci stanno i nomi dei vescovi con una data d'inizio e c'è anche già il mio nome in cui c'è la data d'inizio e manca un altro, ho detto oi, guarda, diciamo, ecco, per cui diciamo, detto qua forse bisogna provare a senza angoscia, io penso che più pensiamo al futuro in realtà più ci liberiamo serenamente dall'ansia, meno pensiamo al futuro e più ci riempiamo così di tante difficoltà, di tante patologie, di tante malattie. Beh, due chiose, intanto i complimenti al tempismo a chi ha già preparato il nome cattedrale. Diciamo, io insomma Bologna, la prima volta ho avuto un po' così, insomma, ecco, ama fare le cose per tempo, diciamo, ecco, non prendersi dietro. E un'altra chiosa mi veniva su quell'accenno fatto ai migranti, vedete, faccio una considerazione, può essere bello che ci siano esponenti magari politici che amano riscoprire alcuni segni dell'identità cristiana, penso al presepio e penso al fatto che qualche volta si fanno persino delle manifestazioni fuori le scuole perché in qualche scuola non si fa più, e allora appunto ci sono anche esponenti della nostra vita pubblica che brandiscono la capanna con la natività per ricordarci le nostre radici. Però ho sempre pensato in queste situazioni, in queste occasioni, a una cosa a cui magari talvolta non facciamo più caso, e cioè che in quella grotta o capanna che sia del presepio c'è una famiglia di profughi rifugiati. Profughi perché Gesù nasce lontano dalla sua città, in situazioni che ci descrive il Vangelo di Luca piuttosto precarie, e rifugiati perché grazie a Dio c'era un paese come l'Egitto che non aveva alzato le ringhiere di metallo come fanno, ahimè, anche alcuni capi di Stato cristiani oggi in Europa, e dunque la Sacra Famiglia ha potuto sfuggire, il bambino ha potuto sfuggire dalle spade, le scimitarre degli uomini del re Erode, perché c'era un paese che li ha fatti entrare, che li ha accolti fino a che Erode non è morto. Allora credo che un cristiano non può non guardare a questa situazione pensando che non
il suo papa, il suo vescovo, il suo parroco, il suo amico, ma il suo Dio è stato migrante e rifugiato. Credo che questo sia, come dire, un aspetto di base che viene prima di qualsiasi altra considerazione sulla prudenza politica, sulle leggi, sull'accoglienza, su come si integra. Vabbè, questo era una chiosa. Invece volevo, continuando sempre a partire dal tema del festival, lanciare al vescovo un'altra parola che descrive in realtà in fondo quello che stiamo facendo, e che è la parola insieme. Perché oggi, se c'è una difficoltà, ed è quando si parlava del narcisismo, cioè del fatto che noi ci consideriamo comunque soli, pensiamo soltanto al nostro privato, e tutto spesso nella società, la pubblicità che ci vuole utenti consumatori, tutto punta in qualche modo a scardinare se volete tutto ciò che è rete, tutto ciò che è rete sociale, a partire dalla famiglia, ai corpi intermedi della società. Mentre invece un dato di realtà, uno ci dovrebbe dire che noi siamo fatti per essere in relazione con gli altri, proprio costitutivamente noi siamo fatti per essere relazioni, ma due, che guardando con occhi direi realistici e se volete anche laici a ciò che si può costruire di positivo per il futuro, l'unica cosa positiva per il futuro può venire soltanto dal basso, e cioè soltanto dal fatto che delle persone insieme si mettono a fanno rete e si mettono insieme per qualche obiettivo. Dico questo pensando a degli esempi positivi che a me hanno molto colpito, e cioè il fatto che grazie al web, non tutto della rete è negativo, per esempio, sia possibile, faccio soltanto un esempio che può sembrare banale, ma sia possibile per i consumatori, se possiamo chiamarli così, mettersi insieme, capire e scegliere, per esempio se uno deve comprare un prodotto, scegliere un'azienda che si impegna a non inquinare, a non sfruttare il lavoro giovanile, magari a non delocalizzare. E guardate che l'essere insieme della società, della base, ottiene dei risultati talvolta insperati. Dunque, come se questa parola insieme ci indicasse anche una via per cui affrontare il futuro e guardarlo con occhi di speranza. E condivido molto le considerazioni di Andrea. Assolutamente. Non riusciamo a non essere. No, adesso ad un modo litigheremo, dobbiamo litigare su. Sulla relazione, tempo fa, era quasi all'inizio del suo pontificato, ma non sono mai riuscito a ritrovare il discorso. Mi colpì una considerazione semplicissima di Papa Francesco, molto profonda, ed è questa. La generazione che ci ha preceduto, la mia, diciamo, la generazione precedente alla mia, quella dei miei genitori, era una generazione in cui l'io doveva perdersi nel noi. Pensate alle ideologie, pensate ai totalitarismi, pensate a come a un'idea di patria anche, di nazionalismo meglio, in cui la vissuto seriamente, non quella roba, diciamo così, sloganistica e da imbroglio che viviamo. Gli ismi sono sempre pericolosi, no? Ma insomma, come dire, quelle cose che hanno rubato la vita e l'io a tutta una generazione che doveva perdersi in nome di per qualcosa, no? Poi la nostra generazione, per certi versi, ha fatto esattamente il contrario. Questa è una considerazione del Papa, e dice in fondo c'è l'io e non c'è noi, in cui noi diventa una rete molto virtuale, cangiante, tutta costruita su di me, che posso facilmente, di cui posso fare e disfare, che non è un vero legame, e via dicendo, no? In cui c'è l'io e ma manca totalmente, appunto. E lui diceva, in realtà è soltanto nella relazione. Questo condivido molto la tua considerazione, perché l'uomo è relazione, ed è soltanto nella relazione, diciamo, tra l'io e noi che troviamo l'uno e l'altro, no? E quindi senza il noi l'io impazzisce,
se lo va a cercare per altre vie, e si perde, no? Come ugualmente il contrario, diciamo così, di un io che non, di un noi che annulla l'io, no? Allora, io credo che il futuro è soltanto in questa capacità di relazione. Allora, l'identità a cui tu hai accennato all'inizio, no? Il problema dell'identità. Io credo che se noi ci sentiamo minacciati dall'identità, vuol dire che ne abbiamo poca. E vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Casomai, al limite, deve essere esattamente il contrario. Ci aiuta a capirla meglio. Nello spiegarla ci aiuta anche a esserne ancora più consapevoli. E poi l'identità, come tutto nella nostra vita, non è mai qualcosa che tieni congelato, è sempre qualcosa che si arricchisce appunto in quella relazione, diciamo, che trasforma anche l'identità del noi, no? Se penso a Bologna, guardo questa piazza, penso allo Stato Pontificio, che ne so, che quando, non so esattamente, credo nel 1861 arrivarono i piemontesi a Bologna, per alcuni era la fine dell'identità, non so, cambiava tutto, effettivamente cambiava tutto dopo quanti secoli di governo della Chiesa a Bologna, no? Cioè l'identità è qualcosa di molto più solido, di molto più profondo, anche che ovviamente però si trasforma, no? Non è un punto fisso, altrimenti non è nemmeno un cerchio, è sempre una linea che io credo, ed è il senso della vita, che non è mai un cerchio che si apre e si chiude, ma che va verso qualcosa. Se non va verso qualcosa si chiude e quindi finiamo nel presente. L'identità, allora, il profugo, e condivido con Andrea che non ci dobbiamo dimenticare che erano, immigrati e poi emigrati, perché prima erano immigrati, perché come dire, va a nascere, è come dire uno che viene dal sud, no? E quindi nasce da Nazareth, va a nascere al sud, insomma, in un'altra città, e poi gli emigrati, che non dimentichiamo che scapparono da quell'Erode, per cui dovremmo sentire istintivamente familiari chi scappa dall'Erode, della guerra, della fame, eccetera, eccetera, no? Però il problema della presenza si minaccia l'identità. Io credo che dobbiamo rovesciare il ragionamento. Per certi versi ci aiuta a essere ancora più consapevoli. Poi se pensiamo che siamo accoglienti perché togliamo il presepe, penso che sono scorciatoie, che sono sciocchezze, a mio parere, perché la vera accoglienza è essere noi stessi, ma accoglienti è questa storia che per certi versi è proprio quella che cercano, è proprio quella che desiderano, diciamo così, con tutti anche i problemi del caso, e non è che i problemi vengano da fuori, credo che già ce ne abbiamo anche abbastanza. Infine, forse, siccome diciamo così, che quando viene qualcuno gli spieghiamo tutte le regole, i diritti, no? I doveri, scusate. A parte dobbiamo dargli i diritti. Se diamo i doveri, dobbiamo anche dare i diritti, no? A mio parere, se non gli diamo i diritti, è molto più difficile. Cioè. E poi io credo che spiegarlo agli altri ce li ricorda anche a noi. E siccome qualche volta in questo discorso di diritti e doveri facciamo delle ampie aporie, diciamo così, cioè molti diritti e pochi doveri, forse rispiegare le regole del gioco ce le fa anche giocare un po' meglio anche a noi, visto che mi sembra che sulla cosa pubblica facciamo un po' pena, cioè dobbiamo ancora un po' riprovare a capire che questo meccanismo di diritti e doveri vale anche per tutti quanti noi, e credo che rimpararli e rispiegarli ci aiuta a riviverli. Si può sintetizzare che sempre bravo, però cioè si potrebbe sintetizzare che la vera minaccia all'identità è il non accogliere, perché minaccia la nostra identità, che quella cristiana è sempre stata accogliente. Ma mi ha colpito anche il riferimento che il vescovo ha fatto ai tempi dello Stato Pontificio. Se
fossimo vissuti in quei tempi, Bologna avrebbe avuto un arcivescovo che si occupava delle cose religiose e un cardinale legato che si occupava delle cose politiche. Quello che stava qui davanti a voi è quello che c'aveva in, che c'aveva in mano quello che contava la mortadella, diciamo così. Esatto, per cui diciamo ce ne aveva due invece che uno. Mi ha fatto venire in mente la sua espressione, che il giorno prima che iniziasse il Concilio Vaticano II in Campidoglio, l'arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini tende un discorso in cui disse, parlò proprio della fine dello Stato Pontificio e disse: parve un crollo, parve la fine del mondo. Eppure da quel momento in poi, come dire, se si vede, da quel momento in poi la Santa Sede, il Papa ha avuto una maggiore libertà, è diventata in qualche modo un'autorità veramente internazionale. E dunque in realtà all'epoca parve la fine del mondo, era l'inizio di un mondo nuovo e più in consonanza con il Vangelo. E volevo però citare un'altra frase di Montini, che quando era giovane assistente della Fucci, in un editoriale scritto nel giornale Azione Fucina, disse una frase che mi colpisce tanto come giudizio sul tempo in cui viviamo, perché noi siamo portati, possiamo essere, corre il rischio di guardare alla realtà vedendo, come si dice, il bicchiere mezzo vuoto, comunque dicendo: ah signora mia, certo che 50 anni fa queste cose non si vedevano, no? Che se poi uno va a vedere e a pensare, a ripensare quando fa questi ragionamenti, alla fine è semplicemente perché 50 anni fa lui ce n'aveva 20 o ecco, io 30 anni fa ce n'avevo 20 io, per cui... E però c'è sempre questo atteggiamento del guardare al passato e del dire: signora mia, oggi non va bene niente. Ecco, Montini scriveva a quei giovani che furono una dei gangli vitali che ha costruito l'Italia del dopoguerra, che era gente, come dire, che pensava al futuro, che pensava al futuro, come costruirlo, e che tutti i difetti che può aver avuto quella prima repubblica ha costruito la prima repubblica. Una volta, mi scuserà per la battuta poco simpatica nei confronti delle gerarchie, ma una volta ero a un tavolo e citavo questo esempio di Montini, e un porporato che non nominerò, che mi era vicino, fece questa uscì dicendo: parlando di quella generazione di politici, certo che oggi si vedono veramente pochi De Gasperi. E mi scappò dal collo a battute, gli dice: sì Eminenza, e vedo anche pochi Montini, come dire che è vero, ecco, diciamo, c'era quella generazione di gente che era abituata a guardare al futuro, a rischiare per il futuro, ma c'era anche dietro persone che li formavano spiritualmente in una maniera importante. Bene, Montini scriveva in questo editoriale che il cristiano guarda al mondo non come a un abisso di perdizione, ma come a un campo di messe, che se volete non è che cambia la realtà del mondo, e così come c'è descritto nel Vangelo, nell'Apocalisse, non cambia la realtà del mondo segnato dal peccato, ma cambia lo sguardo del cristiano, che puoi guardare al mondo appunto come un abisso di perdizione, e dunque l'unico atteggiamento che puoi avere è quello di difenderti, costruire i muri pensando che il muro difenda la tua identità, oppure puoi guardare al mondo come un campo di messe, con lo sguardo, direi, che aveva quel missionario citato da Adriano Sofri, e cioè sapendo che semini e che magari non sarai tu a mietere, sapendo che pianti e non sarai tu a vedere i frutti, però con questo sguardo che non è banalmente ottimista, non è l'ottimismo della volontà, è invece profondamente e realisticamente cristiano. Mannaggia, sono d'accordo pure su questo. No, penso che siamo molto d'accordo, credo che siamo, direte che fa piacere ascoltarti, perché mentre parlavi pensavo, in fondo molti direbbero di questo discorso che stiamo facendo: vabbè, ma guardate, la realtà è un'altra cosa, le domande vere sono altre, voi state parlando, come dire, di ma la vita è un'altra cosa, bisogna, e via dicendo, no? Io credo che invece questo discorso qui è un discorso veramente realista, perché il realismo
non è mai soltanto l'amministrazione, diciamo così, del presente. Il realismo non può non guardare al futuro, e quando il realismo è senza futuro, cioè non ti poni il problema e quindi della prospettiva, del perché, no? Dell'oltre, in realtà non è realista. Non so, penso che non è realista pensare che i muri siano la risposta, per esempio, ma non è realista appunto per quello che noi siamo, è farci un torto, è toglierci il futuro, no? Per cui il vero realista è chi ovviamente affronta i problemi. Attenzione, chi guarda il futuro non è un sognatore, paradossalmente a mio parere è uno che entra nella realtà, ma proprio perché entra nella realtà cerca quello che il dopo, quello per dove andare. E l'altra considerazione che mi è fatto venire in mente è sì, il guardare le messi, no? E non San Giovanni XXIII, in quel bellissimo discorso con cui aprì il Concilio Vaticano II, che fu una scelta quanto consapevole, no, ma era certamente consapevole, non è che pensava che, non è che avesse chiaro tutt'altro, ha cominciato, aveva chiara la necessità. E quando parlò, se vi ricordate, dei profeti di sventura che sanno soltanto parlare dei tempi belli, diciamo così, di quando, eccetera, eccetera, e che vedono oggi soltanto guai e rovine, mi sembra che l'espressione era proprio guai e rovine, no? E dice, ci permettiamo di dissentire da questo. E fece un discorso, ma non perché le cose andavano tutte quante bene, c'era stata da pochi mesi prima tutta la crisi di Cuba, per dire, no? Cioè, tante tensioni eccetera eccetera, e invece di fare un discorso dei segni, cioè della presenza e del futuro che guardava oggi. Sbagliava Papa Giovanni o sbagliavano quelli c'avevano ragione quelli dei profeti di sventura che guardavano soltanto le guai e le rovine e che rimpiangevano un tempo che ovviamente peraltro non sarebbe più tornato, no? Nel mio stemma, quando dovetti fare lo stemma, ero molto combattuto. All'inizio pensavo, ma che mi importa, vabbè, comunque, poi lo dovetti fare, quindi ero molto combattuto fra due, diciamo, motti, perché ed era uno che poi quello che perché era più corto, sostanzialmente il problema era proprio le mani, perché se no non c'entrava. E che è la gioia del Signore, la nostra forza, no? Perché l'altro che volevo, infatti c'è nel libro aperto, quello che sta scritto nel libro è alzate gli occhi e guardate, perché in fondo Gesù dice, voi pensate di capire, no? Mancano 4 mesi, pensate di aver chiaro tutto, alzate gli occhi e guardate, e non alzate gli occhi e guardate il cielo. Alzate gli occhi e guardate, già biondeggiano. Questo è l'occhio della speranza, ma è un occhio che penetra il presente, che ci aiuta a capire veramente il presente, è quello che ci fa entrare nella realtà. Anche se appunto uno pensa che mancano 4 mesi alla mietitura, ma cominci proprio perché sai vedere quello che è nascosto dentro la realtà. In questo mi sembra che le considerazioni di Andrea ci aiutavano parecchio, perché effettivamente ci aiutano a capire come senza il futuro in realtà non viviamo il presente. Un'ultima domanda, considerazione, il tempo sarebbe finito ma mi hanno dato facoltà di sforare per qualche minuto, prima di poi di avere anche qualche domanda da parte vostra. A proposito sempre dello sguardo al futuro e ai problemi, non possiamo non pensare che insomma 2000 anni fa la situazione era peggiore, decisamente peggiore, perché erano soltanto in 12 impauriti eppure hanno fatto il cristianesimo, si sono fatti ammazzare tutti, sono morti martiri, ma e c'era la schiavitù, c'era l'aborto, c'era di tutto. Noi quando guardiamo con nostalgia il passato dobbiamo ricordare, andiamo un po' più indietro e vediamo che cos'era agli inizi e vediamo che non siamo ancora in quella situazione, dunque traiamo anche da questo speranza. L'ultima parola che volevo, sulla quale volevo chiedere al Vescovo di reagire, era che è comunque
radicalmente legata all'identità di San Francesco era missione. Missione e quale stile per la missione? E glielo volevo chiedere ricordando un episodio che è accaduto lo scorso marzo e che mi ha molto colpito, perché ho capito veramente l'insistenza con cui il Papa dice che si va in missione nelle periferie geografico-esistenziali, insomma, comunque, non innanzitutto per essere noi a portare qualcosa, ma perché abbiamo noi bisogno di incontrare il Signore nelle situazioni che viviamo. Il 25 marzo il Papa ha fatto la visita a Milano. Ecco, la prima tappa che ha fatto era quel quartiere problematico in periferia. Io sono in quella parrocchia lì, dove ci sono questi palazzoni di case popolari, e la scelta del parroco è stata quella di fargli visitare tre famiglie. Due erano famiglie, se volete, regolari, cioè di persone regolarmente sposate, una era musulmana, un'altra è quella coppia di anziani che la moglie era all'ospedale. La terza famiglia era una famiglia dove una donna assisteva il marito, non era il compagno, non erano sposati. Lui è praticamente quasi allo stato vegetativo ed è assistito da lei con tantissimo amore, e il Papa è andato anche in questa casa. Vi racconto questo episodio perché nei giorni precedenti ovviamente si era sparsa la voce nel pianerottolo, non solo in tutto il palazzo, di dove il Papa sarebbe andato, e con moltissime persone della porta accanto, del piano sotto, che hanno malati in casa o situazioni così, sono andati a bussare a questa donna dicendo: ma riesci a dare questa immagine al Papa, a chiedere una preghiera, ti riuscirà a dare un rosario? E questa donna ha passato tutta la notte precedente alla visita del Papa per lavorare il pane e per preparare due grandi vassoi di panini, che quando il Papa è andato a casa sua li ha fatti benedire, e poi lei ha donato a tutte le persone che vivevano in situazioni difficili, l'ha donato come segno il pane che il Papa ha benedetto. Ora, il parroco, mentre raccontava questo, e poi siamo andati a trovarla questa signora, lei lo raccontava con grande semplicità, il parroco piangeva, perché è come un esempio di un gesto profondamente evangelico che uno ha imparato, dal quale è stato colpito, da una persona che magari vive una situazione che dal punto di vista canonico non è regolare, e che invece in quel momento lì, insomma, ha dato a tutti una testimonianza di come si vive il Vangelo. Io credo che... È d'accordo. No, mi fa piacere ascoltarti, assolutamente. Poi ho pensato, il Papa, come tu sai, il 1 ottobre verrà qui. E devo dire che anche a me, non sapevo di queste cose, ma mi aveva colpito quando il Papa che era andato nelle case. Ed è una delle cose che noi proponemmo, proprio di visitare alcune delle zone più difficili, con più tensioni, più problematiche, per manifestare la vicinanza. Poi purtroppo il Papa si ferma pochissimo, per cui non poteva, e ha pensato all'hub di Via Mattei come il luogo del suo incontro con, diciamo, quella periferia estrema che è appunto questa Lampedusa che ci abbiamo a Bologna, no? Io penso che la nostra debolezza non è motivo di rincorrere una forza che non avremo mai. I 5 pani e 2 pesci, quest'anno Andrea, la riflessione di tutto quanto l'anno della Chiesa di Bologna, che sta vivendo, quasi concludendo il congresso eucaristico, e voi stessi date loro da mangiare, che è una richiesta assurda, perché la sproporzione fra i 5 pani e 2 pesci e la folla è evidente, è scandalosa per certi versi, sembrerebbe una richiesta impossibile, umiliante, perché, come dire, ma tu ci ricorda quel poco che abbiamo, oppure come dire, ci chiede qualche cosa che noi non potremo mai fare. Al contrario, è proprio partendo dalla nostra debolezza, dal poco che abbiamo, che arriviamo a rispondere a tanti, no? In fondo questa è la forza di quei primi cristiani che tu dicevi,
Ma questa è la forza di quei tanti martiri che ancora oggi continuano a costruire il futuro e a farci vivere un presente meno, meno vuoto. Cioè, insisto, chi costruisce il futuro ci aiuta a vivere bene il presente. E penso a, non so, oggi mi ha risposto al vescovo di Forlì che l'anno prossimo credo che sia un anniversario di Annalena Tonelli. Non so se vi ricordate, forse questa è una storia bellissima, a mio parere, di lei che diceva di se stessa: io non sono nessuno. Io ho risposto al vescovo, infatti era veramente tutti noi, era tutto Gesù, in questo senso non era nessuno, nel senso che in realtà era veramente tutti quei malati che aiutava, che, per cui è rimasta, per, no? Ecco, è questo amore qui che cambia il mondo, cioè è l'amore di questa debolezza che trasforma e che permette il futuro. Per questo credo che questa consapevolezza ci aiuta, ecco, come comunicarlo? Con gioia. Quando tu dicevi il discorso di Francesco, è la prima comunicazione, fratelli, è la gioia, ed è l'insistenza di Papa Francesco sulla gioia, è proprio per questo, cioè è la prima comunicazione di speranza, di accoglienza, di interesse, di saper valorizzare quello che sei tu, quel dono che sei tu. E l'insistenza dell'Evangelii Gaudium è proprio questa qui, cioè, perché è guardare al futuro semplice è appunto anche la gioia, che insisto non è incoscienza. Francesco d'Assisi era un uomo esigentissimo, passava ma appunto proprio per questo con gioia e aiutava a costruire il futuro, a cercare il futuro. Questo credo con la nostra debolezza, ma la gioia è la vera chiave con cui comunicare il Vangelo.